Podcast. Siamo nella Berlino del 1820. L'Europa della Restaurazione, l'Europa post-guerra di Napoleone, è attraversata da cambiamenti epocali. Sono cambiamenti economici e sociali innescati dalla rivoluzione industriale e poi dalla rivoluzione francese, che si è terminata 20 anni prima, ma gli ideali si sentono ancora forti e chiari. E più precisamente siamo all'Università di Berlino in un tiepido giorno di primavera. Un giovane docente di filosofia, brillante, promettente, dalle belle speranze, ha deciso di mettere il suo corso accademico nello stesso giorno e la stessa ora in cui un certo Georg Wilhelm Friedrich Hegel tiene le sue lezioni di logica e di diritto. L'aula dove insegna Hegel è piena, stracolma, non vi è un posto libero. L'aula del giovane professore invece è completamente vuota, deserta. E così lo sarà anche nei giorni successivi. Poco tempo dopo, l'Università di Berlino pensa anche di sospendere il corso del giovane prof, perché nessuno si è iscritto, nessuno lo frequenta. Tutti gli studenti infatti corrono in massa ad ascoltare le parole di Hegel, il massimo esponente dell'idealismo, ovvero della filosofia del romanticismo. Quel giovane filosofo però non accetta di spostare le sue lezioni in un altro giorno, o almeno in un altro orario, perché qualcuno deve pure avere il coraggio di sfidare quel grande ciarlatano che continua in modo arrogante e ottimistico a sostenere che la realtà è e come deve essere ed è la migliore che possa esistere. Addirittura, secondo quell'Hegel, le guerre, le violenze, le catastrofi naturali sono un passaggio doloroso ma necessario per l'affermarsi di una realtà ancora giusta e razionale. Che sciocchezze! Secondo il giovane filosofo, l'universo è retto dall'egoismo e dall'irrazionalità e la vita altro non è che dolore. In questa puntata vi racconto le vicende, la vita, la morte e i pensieri del massimo teorico del pessimismo cosmico, il filosofo che nel cuore dell'Ottocento, secolo dominato dall'ottimismo della ragione, ha avuto il coraggio di affermare che l'esistenza umana è come un pendolo che eternamente oscilla tra il desiderio e la noia. Oggi vi racconto la filosofia di Arthur Schopenhauer, ma soprattutto vi racconto come può esserci utile nella vita di tutti i giorni. La filosofia per alcuni è una bestia nera, incomprensibile ed inutile. Per altri una fonte di ispirazione. Per me è una preziosa cassetta degli attrezzi per imparare a vivere meglio. In ogni puntata vi spiego un grande filosofo della storia e attraverso domande e aneddoti vi racconto come può esserci utile nella vita di tutti i giorni. Io sono Matteo Saudino, alias Barba Sofia. Insegno alle scuole superiori e questo è Pensiero Stupendo, vita e opere dei più grandi filosofi di tutti i tempi. Arthur Schopenhauer è uno degli indiscussi giganti del pensiero moderno. Per intenderci, un autore XL, ma che dire XXL o forse addirittura 3XL, un vero e proprio titano della filosofia. Nasce a Danzica, in Polonia, nel 1788. È figlio di un ricco mercante e di una brillante scrittrice. Nasce in una famiglia agiata. Dopo il suicidio del padre, che è avvenuto nel 1805, decide di abbandonare le attività commerciali e di vivere di rendita per dedicarsi completamente agli studi universitari. Si iscrive alla facoltà di medicina di Gottinga, ma poi, attratto dalle ricerche filosofiche e teologiche, passa alla facoltà di filosofia di Berlino, dove diventerà docente egli stesso. Arthur è un ragazzo geniale, un intellettuale anticonformista, una penna brillante e sferzante. Uomo dal carattere irascibile, testardo, misogino, caustico e ironico verso il mondo, ma certamente non verso se stesso. Il filosofo
ha una visione della realtà, del mondo e dell'essere umano originale e radicalmente pessimistica, in cui mescola elementi dell'illuminismo, di Platone, del romanticismo e di alcune religioni orientali, in primis del buddismo e dell'induismo. Schopenhauer, infatti, elabora una filosofia che colpisce al cuore ogni visione ottimistica e razionale della realtà. Elabora una filosofia che mette come motore, che muove tutto l'universo, il desiderio e la volontà di vivere, che però generano dolore, sofferenza e infelicità. Schopenhauer non lo sa, ma sarà in futuro lo sceneggiatore occulto, inconsapevole e soprattutto senza diritti d'autore, in coppia con il sommo Platone, di veri e propri cult movie cinematografici come Matrix e The Truman Show. Infatti Schopenhauer è uno dei grandi maestri del sospetto, del dubbio, il teorico della realtà come illusione e menzogna, nonché l'influencer ombra, di sicuro, di Nietzsche e di Freud, che seguiranno e amplieranno le sue orme. Ma torniamo alla sua vita per capire meglio il senso di queste affermazioni. In Germania e in Europa, la corrente filosofica che va per la maggiore è senza alcuna ombra di dubbio l'idealismo, egemone in tutte le università. Il massimo esponente è Hegel, la cui filosofia si fonda sull'idea che tutta la realtà sia una manifestazione dello spirito, della ragione assoluta, cioè non della ragione umana, ma di una ragione universale, di una ragione divina. E questa ragione divina, che poi Hegel da vecchio paragonerà a Dio, si è dispersa nel mondo, si è addormentata nel mondo e lentamente sta tornando a casa, si sta risvegliando e sta tornando a se stessa. Per questo, per Hegel, tutto ciò che accade, tutto ciò che c'è realmente nel nostro mondo è razionale, perché manifestazione non della ragione del singolo, di Tizio e di Caio, bensì di una ragione universale che genera il mondo, permea il mondo, guida il mondo. Dunque, al di fuori di questa razionalità, non vi è nulla e non accade nulla. Bene, Schopenhauer è convinto e furioso avversario di Hegel, non condivide nulla delle sue teorie, tanto che lo definisce il grande ciarlatano. Come abbiamo detto, fissa volutamente gli orari dei suoi corsi all'università di Berlino, sempre in concomitanza con quelli del grande guru. Dà vita a una sorta di duello alla mezzogiorno di fuoco della filosofia, una sfida rigorosamente all'ultima pallottola. Il trionfo della ragione, della razionalità universale che tutto abbraccia, è tanto amata dai borghesi. E questa ragione trova proprio in Hegel il suo inarrivabile profeta e al contempo trova in Schopenhauer il suo apparentemente patetico e solitario oppositore. Come ci ricorda il mai troppo compianto filosofo dello spaghetti western italiano Sergio Leone, quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Ecco perché le lezioni di Schopenhauer vanno completamente deserte. Nulla può infatti il suo pessimismo filosofico, rappresentato dalla pistola, contro la cieca fiducia di Hegel nel progresso e nella storia, il fucile. Ed è così che il filosofo del pessimismo deve alzare bandiera bianca e sospendere i suoi corsi. Ma i giochi non sono mai del tutto chiusi. Infatti la storia non si dispiega in modo lineare e armonioso. Ecco dunque che negli anni 50 dell'Ottocento, con il fallimento delle rivoluzioni democratiche e liberali del celebre 1848 e con la prima grave crisi economica capitalistica che manda in crisi i mercati, ecco che a Schopenhauer si offre una inaspettata ma al contempo gustosa rivincita. Sono tempi duri, sono tempi neri e l'umore della borghesia è letteralmente sotto i piedi. E questo è il clima ideale per una filosofia,
come quella di Schopenhauer, dal taglio pessimistico, una filosofia critica della razionalità e dell'ottimismo. La luce della razionalità lascia il posto alla penombra del sospetto e del nichilismo, cioè del senso di vuoto che tutto abbraccia. Le opere filosofiche, letterarie e teatrali di Schopenhauer ottengono notorietà e successo di critica e sono particolarmente apprezzate proprio da quella borghesia cittadina ormai disillusa. Le iniziali frustrazioni accademiche hanno però indotto Schopenhauer a condurre una vita sempre più solitaria, figlia di una totale mancanza di fiducia nelle relazioni umane. Vive solo, a casa. Le relazioni umane, a suo avviso, sono fondate per natura sull'egoismo, sul cinismo e sulla convenienza. È un uomo maniacale, abitudinario, che cena sempre alla stessa ora, nello stesso posto e mangiando possibilmente le stesse cose. Alla compagnia degli uomini, il filosofo preferisce di gran lunga, senza paragoni, quella degli animali, in particolar modo dei cani. Come il suo amato barboncino, il barboncino di Schopenhauer, Atma, che letteralmente significa anima del mondo, che rimprovera, quando lo sgrida, lo rimprovera dandogli dell'umano. E con questo cane trascorre gran parte della sua vita. La sua avversione per il genere umano supera poi ogni limite in fatto di donne, considerate, come la tradizione, a dire il vero, creature sciocche, vacue, inaffidabili, irrazionali e dalla lingua biforcuta. Cicerone docet. La sua inarrestabile misoginia tocca l'acme, tocca la vetta, la volta in cui il filosofo getta giù dalle scale un'anziana vicina di casa dopo un'accesa discussione sul pianerottolo. Ma cosa aveva commesso di tanto grave la sventurata dirimpettaia per meritare una reazione così violenta, gettata giù dalle scale? Semplicemente, durante le pulizie domestiche, aveva fatto troppo rumore, disturbando il meritato riposino pomeridiano del filosofo, che tutti i pomeriggi alla stessa ora riposava. Al processo, alcuni testimoni, suoi ammiratori, dichiarano che la donna era caduta accidentalmente da sola. Nonostante questo, Schopenhauer venne denunciato e condannato a pagare alla signora un vitalizio. Se la cava dunque con il denaro. Ma cosa rende Schopenhauer uno dei filosofi ancora oggi tra i più letti e apprezzati? Non c'è infatti pubblicazione su Schopenhauer che non entri in classifica. Può sembrare strano, ma è proprio la sua visione disincantata e disillusa del mondo, profondamente condivisa all'epoca con il poeta, il nostro poeta Giacomo Leopardi, a rendere Arthur Schopenhauer uno dei pensatori più amati, letti e studiati di sempre. Non vi è infatti epoca storica o generazione in cui gli uomini e le donne non possano ritrovare nel pensiero di Schopenhauer una chiave di lettura delle miserie e delle sofferenze del presente. Ogni volta infatti che apriamo le finestre delle nostre vite sul mondo e osserviamo il mondo, siamo sopraffatti da orrore e da violenza, guerre, povertà. Ecco che le lenti a questo punto di Schopenhauer sembrano le più adatte per vedere e interpretare la realtà che ci circonda. Quali sono le password e i concetti chiave che ci offre il pensiero di Schopenhauer per interpretare e comprendere il mondo in cui noi viviamo? 1. Il desiderio muove il mondo. 2. L'amore non esiste. 3. Abbasso l'ottimismo. 4. Guardare a Oriente. Password numero 1. Il desiderio muove il mondo. Per Schopenhauer, il mondo come noi lo vediamo, altro non è che una rappresentazione, un'illusione, un'apparenza che copre il vero volto delle cose, una coperta che tutto copre. E se vogliamo cogliere la nostra essenza di uomini e di donne,
e ci immergiamo nel profondo di noi stessi. A questo punto dobbiamo spogliarci tutti gli orpelli, di tutte le forzature razionali. Cosa scopriamo? Scopriamo di essere essenzialmente volontà. Cioè l'essenza del nostro essere, il nostro essere più intimo, è la volontà di vivere, la cosiddetta voluntas. Una volontà che non aspira ad altro che all'autoconservazione, al godimento, a qualunque costo. Vogliamo per volere, desideriamo per desiderare. I fenomeni sono molteplici, ma la volontà di vivere è unica, universale. C'è un'unica volontà di vivere che permea tutto il cosmo, dagli uomini alle formiche, dalle piante alle stelle. E tale volontà è assoluta, è cieca, non vede, agisce così, distinto. È eterna, non è nata, non muore, sempre ci sarà, ed egoista, mette se stessa al centro e non ha uno scopo, vuole per volere. Schopenhauer, per spiegare ancora meglio questo amaro concetto, coniò una definizione che diventa il fulcro del suo pensiero, il celebre velo di Maya, recuperato direttamente dalla religione induista. Maya, infatti, una divinità induista che simboleggia l'inganno, sarebbe il corrispettivo di Loki nella mitologia norrena, e che quindi col suo velo nasconde la vera natura del mondo reale. Secondo il filosofo, le persone devono squarciare questo velo di Maya, romperlo, guardando così oltre l'apparenza. E quando lo fanno, cosa scoprono? Scoprono che dietro la visione di una realtà razionale, buona e ordinata, vi ricordate quella spacciata da Hegel come l'unica possibile? Ebbene, dietro il velo si nasconde in realtà un irriducibile e insaziabile appetito che fa dell'essere umano un animale bramoso e del mondo un luogo di scontro tra le tante piccole volontà di vivere, cioè tra tanti noi esseri umani in perenne lotta, così come sono in perenne lotta gli animali e le piante, tutte entità, tutti esseri viventi famelici che vogliono vivere per vivere. Una lotta tra volontà di vivere che desiderano. Ma poiché per un desiderio che si realizza, molti altri ne restano irrealizzati e sono irrealizzabili, ecco che la natura umana è destinata allo scacco matto dell'infelicità, dell'insoddisfazione permanente dei desideri prodotti. La vita dell'essere umano, per Schopenhauer, è dunque un pendolo che costantemente oscilla senza possibilità di scampo tra dolore e noia, passando fugacemente per sparuti attimi di gioia. L'uomo è di fatto imprigionato tra un dolore angosciante per i continui desideri irrealizzati e una noia nauseante appena realizza alcuni di quei desideri. Quel sentimento che si prova quando un desiderio si realizza è questa noia che dunque viene superata lasciando subito spazio a dei nuovi appetiti, a dei nuovi desideri in gran parte irraggiungibili. Dunque la infelicità e il dolore sono un ciclo continuo da cui è difficilissimo uscirne. Password numero 2. L'amore non esiste. Abbiamo detto quindi che il grande regista, il grande sceneggiatore del cosmo è una volontà egoista, cieca, che vuole per volere e desidera per desiderare. E gli uomini e le donne sono tristi attori e attrici di questo immodificabile copione. Si prende ad esempio l'amore, il sentimento più esaltato da poeti come Dante o da filosofi come Platone. Secondo Schopenhauer, l'amore altro non è che inganno elevato alla massima potenza. Cioè l'amore è uno strumento, è un'astuzia nelle mani della volontà di vivere, che usa questo sentimento per perpetuare se stessa, per perpetuare la propria essenza di desiderio che desidera, di desiderio desiderante, portando avanti la riproduzione della specie. Dietro
le dolci parole d'amore, ti amo, mi manchi, ti desidero, si cela in realtà il desiderio della sessualità, del godimento e della procreazione. Schopenhauer arriva addirittura ad azzardare che se Beatrice avesse accettato le lusinghe di Dante, del sommo poeta, e se si fosse concessa ai piaceri della carne, il sommo poeta, appunto, non sarebbe stato poi così sommo e non avrebbe scritto tutte quelle auliche odi e quei soavi versi in suo onore, poiché ampiamente soddisfatto dai piaceri erotici consumati. Dunque, anche l'amor più poetico, quello di Dante per Beatrice, altro non sarebbe che il frutto di un desiderio frustrato e mancato. Questo radicale pessimismo conduce però a una domanda inevitabile. Se tutto è dolore, anche l'amore, e forse soprattutto l'amore, perché continuare a vivere? Perché lo stesso Schopenhauer non si è tolto la vita e ha invece atteso di morire di morte naturale? Il teorico del pessimismo occidentale affronta espressamente questo tema, non ci gira attorno. Il suicidio, per lui, lungi dall'essere una via di liberazione dal dolore, va nettamente rifiutato, va rifiutato nel modo più assoluto, in quanto è al contempo inutile e dannoso. Il suicidio non serve a nulla, anzi è ancor più dannoso. Inutile perché? Perché se un singolo individuo si uccide, questo elimina soltanto la sua piccola volontà di vivere in un mondo che rimane dominato e abitato da innumerevoli altri egoismi ciechi e violenti che rimangono in lotta gli uni contro gli altri. Però è anche dannoso. Dannoso perché? Perché chi si suicida lo fa proprio perché non riesce a trovare un senso alla sua vita, non trova motivazioni e soddisfazioni nel vivere, e tale gesto finisce per essere la massima manifestazione di potenza della volontà di vivere, che ci sospinge a desiderare ardentemente una vita che però poi ci sfugge, che non riusciamo a raggiungere. Togliersi la vita è un gridare al cielo, e dunque alla volontà di vivere: vorrei vivere, ma non ne sono capace. Ma il filosofo ha un pensiero ben preciso anche sul concetto di morte naturale. La morte, infatti, altro non rappresenta che un momento del divenire egoistico di un cosmo in cui nulla ha un senso ultimo. Un mondo in cui tutto è figlio di un dolore cieco e gratuito, che sia una guerra tra stati, che sia un terremoto o una pandemia, o infine la pleurite che ucciderà Schopenhauer stesso. Password numero 3. Abbasso l'ottimismo. Secondo Schopenhauer, ogni forma di ottimismo, di visione ottimistica della vita, è un'illusione ingenua e sciocca. È una lente deformante, ingannevole, e utile soltanto per sopportare la durezza e il non senso della realtà. Tra le letture ottimistiche dell'essere, il filosofo individua quella cosmica, quella antropologica e quella storica, e le analizza. Vediamoli insieme. L'ottimismo cosmico, ovvero la convinzione che il mondo, l'universo, sia governato da una causa giusta, ordinatrice, Dio per capirci, è secondo Schopenhauer una delle più ataviche e consolatorie tra le menzogne che gli uomini si raccontano e a cui decidono di credere. Hegel, mi senti, hai capito? Il mondo, per il filosofo tedesco, infatti, è irriducibilmente ateo, senza Dio, e non vi è nessuna provvidenza o ragione a guidare gli avvenimenti. Non c'è la ragione manzoniana che porta Renzo e Lucia a sposarsi. Gli eventi, dunque, sono determinati solo dalla caotica e cieca volontà di vivere. Il cosmo non ha un fine logico ed è, parafrasando Shakespeare, come se fosse il prodotto del grido sguaiato e distorto di un dio folle che crea per creare senza alcuno scopo ultimo, senza alcun fine. Schopenhauer ne ha anche per il cosiddetto ottimismo antropologico, per capirci quello sostenuto già in antichità da Aristotele.
secondo cui l'uomo, l'essere umano, è un animale politico, un animale socievole, che vive naturalmente con gli altri esseri viventi. Gli uomini vivono insieme. Ebbene, Schopenhauer è agli antipodi e recupera una visione antropologica negativa che già nel 600, nel 1600, si era fatto largo, proprio a partire da un filosofo inglese di nome Thomas Hobbes, il teorico dell'assolutismo, dello Stato assolutista, il quale sosteneva che gli uomini non collaborano perché gli uomini sono egoisti, sono gli uni lupi degli altri uomini, recuperando in questo caso un celebre detto del commediografo latino Plauto, Homo homini lupus est. Il mondo, pertanto, lungi dall'essere un paradiso, è un inferno di egoismi. Secondo Schopenhauer, ciò spiega anche, tornando a Dante, perché il sommo poeta sia riuscito a descrivere in maniera così pregnante, affascinante, l'inferno e in modo nettamente meno coinvolgente il paradiso. Perché per scrivere l'inferno, il poeta fiorentino non ha dovuto far altro che aprire la sua finestra sul mondo e osservare le quotidiane violenze, miserie e sopraffazioni, mentre per il paradiso ha dovuto allontanarsi dalla realtà e ha dovuto volare in alto con imprecise, astratte ali della fantasia. Per farvi capire ancora meglio, mi metto ora il cappello dell'entomologo e andiamo a vedere alcuni animali, in modo particolare l'emblema della condizione egoistica dell'uomo è la formica rossa gigante australiana, la quale, se tagliata in due, dà vita ad una lacerante e anche affascinante lotta tra la parte del capo e la parte della coda. E tale conflitto continua sino alla inevitabile morte di entrambe le parti, che si distruggono reciprocamente. Ecco l'amaro destino degli esseri umani, essere immersi costantemente in una guerra, gli uni contro gli altri, una guerra per la sopravvivenza e per la prevaricazione. Il terzo tipo di ottimismo che Schopenhauer bandisce è il cosiddetto ottimismo storico, ovvero l'idea che la storia umana sia costantemente in progresso, ovvero che la storia dell'umanità sia in miglioramento. Per Schopenhauer questo ottimismo è al contempo perfido e subdolo. Esso si fonda infatti sull'idea che la storia dell'umanità sia in progresso, ovvero che il divenire degli eventi umani, gli eventi storici, le vicende, le battaglie, gli stati, siano guidati da una provvidenza divina, ad esempio per il cristianesimo, oppure che siano guidati da una ragione universale. Vi ricordate prima Hegel e l'idealismo, che tutto porta verso il bene, o che sia guidata dalle scienze, come ad esempio gli illuministi, o infine che gli eventi umani siano mossi da ideali di giustizia, come nel caso di Marx e il socialismo. Tale visione progressista della storia si fonda sulla fiducia nel presente, si fonda su una visione ottimistica del presente e su un futuro che sarà fatto di libertà e di benessere in costante crescita. Al contrario, la storia per il nostro Schopenhauer è il drammatico ripetersi, reiterarsi della stessa immane tragedia. Altro che progressismo. La storia è il ripetersi di guerre, di soprusi, di violenze, di cinismo, di egoismo e di prevaricazioni dei pochi sui molti. La storia degli esseri umani è storia di guerre. Cambia la scenografia, cambiano gli attori, ma il copione da recitare, scritto rigorosamente dalla cieca ed egoistica volontà di vivere, è sempre desolatamente lo stesso: sofferenza, dolore e morte. Direi una sorta di serie TV sempre uguale a se stessa, oppure sempre in replica. Password numero 4. Guardare a Oriente. Gli esseri umani possono liberarsi dalla prigionia, dalla gabbia della volontà di vivere? Oppure
l'umanità è destinata all'ineludibile schiavitù all'interno del triangolo desiderio, dolore, noia? Secondo Schopenhauer, la chiave è quella di annullare la volontà di vivere. Deve rinunciare alla volontà e ai suoi costanti desideri. Ma come si fa? Facile a dirsi, ma in realtà è molto molto complesso. Per liberarsi dal dolore di un universo in cui tutto soffre, pessimismo cosmico. Per liberarsi, il pensatore tedesco volge lo sguardo ad Oriente, verso le filosofie orientali, quali il buddismo, l'induismo e il confucianesimo. Le vie che individua da intraprendere con coraggio, sforzo e abnegazione sono tre: l'arte, l'etica e l'ascesi. Partiamo dall'arte. L'arte è il primo sentiero da percorrere, in quanto contemplazione disinteressata, gratuita del mondo. Il poeta, il musicista in modo particolare, sono in grado di cogliere le forme pure del mondo, le forme ideali della natura, prendendo così le distanze dall'egoismo, dal desiderio della volontà di vivere. Il concetto di artista in Schopenhauer è pienamente in questo ottocentesco ed è simile a quello dei romantici, ricchi di creatività gli artisti romantici, ed è lontano anni luce quest'idea dall'idea di artista tipico della società industriale, dell'industria culturale, del capitalismo del Novecento, del nostro mondo, mosso prevalentemente da logiche di mercato, di mercificazione e di profitto. L'arte si fa arte dunque per fare denaro. L'arte, per Schopenhauer, libera dalle brutture del mondo, ci fa prendere le distanze dalle brutture, in due modi: o facendola in prima persona, l'artista, il creator, oppure vivendola come fruitore, andando ad un museo o andando ad un concerto. La seconda via di liberazione dal dolore è rappresentata dall'etica, dalla ricerca del bene, inteso da Schopenhauer come sentimento, anche in questo caso, disinteressato e gratuito. Siamo in presenza della pietas, della vera pietà, provare compassione, e dell'agape, cioè del voler bene per il bene. La pietas, infatti, è una forma di amore elevata, in quanto si fonda sul compatire, ovvero sul provare dolore con, condividere, prendersi cura dell'altro. Avrò cura di te, come ci ricorda il cantautore filosofo Franco Battiato, e sul condividere pienamente e profondamente le gioie e i dolori. L'agape invece è il voler bene all'altro, ma in modo autenticamente disinteressato. È il voler bene per voler bene, il voler bene cioè fine a se stesso. L'amicizia profonda si avvicina molto al concetto di agape. Schopenhauer dunque guarda ad Oriente per l'arte, per l'etica, ma soprattutto guarda ad Oriente per quanto riguarda il concetto di ascesi. L'ascesi è un lungo percorso faticoso che porta al nirvana, concetto evidentemente di derivazione buddista, che consiste nell'annullamento di ogni sensazione, di ogni desiderio, di ogni esperienza nel mondo empirico, reale, naturale, e dunque significa anche annullamento di ogni forma di dolore. Per Schopenhauer si tratta di un cammino verso un profondo e anche imperturbabile equilibrio dell'anima. Il concetto di atarassia del mondo greco, anima imperturbabile. Ebbene, per Schopenhauer questo cammino passa attraverso un faticoso annullamento della volontà di vivere. E questo annullamento è fatto di digiuno, è fatto di castità e di rinuncia ad ogni sorta di piacere e di godimento. Il punto di arrivo di tale cammino ascetico è proprio il nirvana,
che il nostro filosofo individua come la condizione d'arrivo, la condizione finale di equilibrio sul nulla. Il nirvana implica lo stare in equilibrio sul nulla. Ed esso è il trionfo della noluntas sulla voluntas e il trionfo della non volontà. Secondo Schopenhauer, dunque, l'unico modo per uscire autenticamente e non in modo illusorio da un mondo in cui tutto lacrima dolore è provare a limitare in primis e poi sconfiggere la pulsione, il desiderio che permea tutto, che rende gli uomini, le donne schiavi e competitivi. Annullare da vivi la volontà di vivere, annullare la voluntas che governa in maniera brutale il mondo, significa provare a essere autenticamente liberi. Quali sono quindi, in breve, i concetti del pensiero di Schopenhauer che possiamo tenere per buoni per vivere meglio la nostra vita quotidiana, i concetti da portare sempre con noi? 1. Limitare, contenere i desideri. Porre un freno alla tirannia, al dominio del desiderio, significa non essere più sudditi, ma libere persone. 2. Non inseguire il grande amore della vita, ma costruire una solida amicizia, fondata sul prendersi cura dell'altra persona, sul volersi bene. Un amico dimezza il dolore e raddoppia le gioie. 3. Arte come terapia dell'anima, arte per star bene, arte come liberazione per vivere emozioni forti e contrastanti, in modo da saperle poi affrontare e rielaborare nella vita di tutti i giorni. L'arte infatti ti aiuta a vivere in armonia, dal teatro alla poesia, dalla letteratura alla musica. Immergersi nell'arte è libertà. 4. Piccole pratiche ascetiche che ti aiutano ad avere il controllo di te stesso. Momenti di meditazione, di silenzio prolungato, di moderazione sessuale e, perché no, di digiuno senza esagerare. Pensiero Stupendo è un podcast scritto da me, Matteo Saudino. Ripresa e montaggio, Paolo Invernizzi. Cura editoriale, Viola Afrifa. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.